Ciao a tutti e bentornati in un nuovo episodio della serie su F1 2016. Eccoci qua. Siamo nel weekend, anzi dobbiamo iniziare il weekend di Catalogna e Spagna. Però prima di iniziare, per chi non lo sapesse, per chi si fosse perso l'episodio precedente o altre cose, insomma, volevo farvi vedere la situazione attuale qual è per quanto riguarda la classifica dei piloti, quella nostra chiaramente. Siamo primi a 65 punti. Solamente 4 punti di distacco dal secondo e 7 dal terzo e 10 dal quarto. Poi meno male c'è un distacco enorme da quella sotto. Però vabbè, no, questa è la situazione attuale. E niente, scritto per segreteria e poi iniziamo il weekend. Ehi, indovina un po'? Ho ricevuto gli obiettivi del team per la gara. Volevo farteli avere e augurarti buona fortuna. Ok, tredicesimo, va bene. Che peccato, boh, ero partito stracario, poi mentre parlavo e mentre guardavo mi sono reso conto che sì, ok che siamo primi, però c'è veramente pochissimo distacco da quelle dietro, soprattutto per quanto riguarda seconda, terza e quarta. Vabbè, guardiamo se riusciremo ad allungare questo distacco, oppure no, vediamo. Comunque, eccoci qua nella sessione di qualifiche, guardiamo un po'. Allora, per quanto riguarda l'assetto... No, anzi, direi di rimanere col terzo in possessione. Guardiamo un po' i tempi dell'altri e poi come sempre usciamo noi. Allora, l'obiettivo è tredicesimo, no? Quindi guardiamo il tredicesimo, quanto farà, chi sarà. Allora, sono usciti tutti, hanno fatto tutti almeno un giro. Ok, il tredicesimo è proprio Massa, fra l'altro, che dovremmo battere. Fra l'altro subito dopo c'è Verlaine, che ha fatto comunque Massa 1.26.562. Quindi direi che se dovessimo riuscire a fare 1.26, magari rimanere sotto 1.26, siamo tutti contenti. Meglio ancora se, non lo so, riusciamo ad arrivare fra le prime 5, che come dissi in un precedente episodio sarebbe ormai il nostro obiettivo, dato che incredibilmente nelle qualifiche fino adesso per quanto riguarda questa stagione andiamo veramente bene. Quindi vabbè, guardiamo un po' come andrà nelle qualifiche stavolta e speriamo di male vada di portarci a casa gli obiettivi prefissati dalla scuderia e non da me. Allora, iniziamo il nostro giro che, come dio sempre, speriamo possa essere veramente veloce. Veramente un giro di merda. Siamo 19esimi. Si prova a fare un altro giro. Si guarda un po'. Guardiamo un po' ora. Ok, alla fine penso di più 10 non posso fare. Credo che sì, ora non vorrei dire la cazzata. A regola stavolta è la prima volta che non siamo in pole position per quanto riguarda questa stagione. Non abbiamo conquistato la pole position. Però io vi posso garantire che con la macchina che ho, con lo stile di guida che ho, può comparare. No, scherzo, non può comparare. No, no, direi che il sesto posto va più che bene. Tutto sommato, alla fine siamo sesti. Io avevo detto, ma mica il bebe rimanere sempre primi 5 alla fine per un posto, un po' accontenta. Ma la cosa più buona è che comunque ci portiamo a casa tutti e tre gli obiettivi. Quindi va bene così. Va bene così. Eccoci alla sessione gara. Ascoltiamo come sempre la nostra cara amica Emma. E sentiamo un po' quali sono gli obiettivi. Decimo posto, ok. La T2 del Manuel, in me più perché sono sempre soliti. Va bene. Posso fare qualcosa? No, a livello di miglioria no, perché i punti di sorte sono veramente poi scarsi. Ok. Allora, eccoci qua. Strategia di gara. Va bene, questa V. Ok. Quello lì come sempre, da un giro anzi, fatemi una cosa, aumentiamo, è tanto, è di un chiletto, la benzina, magari così, eventualmente posso mettere la grassa prima, anche se magari dovrei andare leggermente più lento per tutta la gara, perché ho un serbatoio più piano, però spero che non possa condizionarmi più di tanto. Comunque, eccoci qua. Abbassiamo la frizione, vediamo un po', cerchiamo di partire a modino. Vediamo un po'.
partenza tranquilla, sì, insomma, a parte che cazzo è lui con la Renault Palmer, cosa vuol dire che la Renault... Vabbè, a parte lui con la Renault che ci sta il culo, ci ha superato. Occhio V, piano, 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 con le bo... Piano! Dio buono, dei bravo, datemi noia voi. Ma cane... Davi, vai Davi, vai Davi. Ma è andata bene, eh. E anche se sono nono... E ho preso svariate botte. Proviamo il passo B, piano, piano, piano. Mamma mia, signore, mamma mia, signore. Decimo addirittura ora. Buono, nono. Vai, sul passo veramente inguardabile, però efficace. Ottavo sono ora. Guardiamo di rimanerci. Quindi non torna indietro. Ah, ti levi dalle palle, non so. Vai a massa, vai box, non si capisce mai, però ci va. Quindi ora siamo settimi, ora si va a sesti perché si supera Alonso di scia, bene così. Terminiamo anche il secondo giro, ora ci superano. Vai, superano i Bottas, maledetto. Attenzione, piano piano abbiamo incredibilmente recuperato un po' davanti a noi. Però non capisco come sinceramente abbia fatto, dato che dietro mi stanno ancora più al culo. Cioè, 3x2 c'ho quelle dietro e non capisco nemmeno il recuperatore davanti. Nel senso, strana le cose. Comunque, eccoci qua, vediamo se riusciamo al prossimo giro a prenderle. Vediamo un po'. Tanto c'è il DRS, ok? Vediamo un po'. Vai, 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 che si supera Vettel, vai, è uno. Vai anche Palmer, Ale, vai, quarto. E rientriamo ai box, che ci tocca. Si rientra da quarti, eh? Vediamo un po'. Io credo che il massimo davvero che possiamo fare è quello di rimanere quarti, cioè di arrivare quarti. Massimo, massimo, massimo con un bel po' di culo terzi, ma più di lì no, perché Hamilton e Rosberg sono veramente troppo, troppo veloci e sono troppo avanti. Ora fra l'altro ho visto, mi davano a me anche l'ala, quindi rallento dell'altro, maledetta, la miseria. Per un pezzettino giallo, guardate lì, mi hanno superato tutto. Maledetta, la miseria. Dio buono, vabbè, vediamo un po' come va a finire. No, ho sbagliato, dove va, dove va? Porca miseria, ho sbagliato, ho frenato stratardi. E botta da Verstappen, dove andate a rifinire? Mi daranno la penalità a qualcos'altro, eh? No, ragazzi, no, bravo. No, che cazzo di... Ma perché devono andare così piano? Devono rallentare così? Vai, che palle! Via, prova a mettere la grassa già da ora, eh. Poi se metti caso ci dovessero essere dei problemi alla benzina, che magari boschezzeggia, si lava. Che cazzo? Io, non ho parola. No, allora lo voglio rivedere un attimo perché l'ho visto così. Mi giro dietro, voglio vedere cosa ho fatto, eh. Allora io mi sono messo arrivato apposta per non tanto per non farmi prendere la scia, solamente che se qualcuno me la supera mi superava da alla mia sinistra, no? Così poi io laggiù eventualmente frenavo e lo ripotevo superare. Allora voglio rivederlo ancora una volta perché c'è una cosa che mi fa incazzare, eh? Ok, vai. Ricciardo sta nel suo. Parmi ha deciso di superare Ricciardo e fin qui tutto a posto. Non ho capito perché lui c'ha lo spazio e là mi viene dietro di me e mi supera di va. Non l'ho voluta, non la capisco, porca merda, non lo capisco. Ma perché? Porca miseria, via, vai. Si inizia bene, si inizia. Buongiorno a tutti. Oi, oi. Ora, va bene, ok, non è che ero primo, secondo, terzo, quarto e Dopo faccio che hanno punti, no, ero deciso di tutta undicesimo e qui, non probabilmente oso arrivavo lì immaginare o loro. Hanno perlomeno in quella lavorato posizione lì. sodo per Però arrivare in porca questa gara. miseria. Diamo un E ufficio un'altra per volta la Ricciardo. gara la devo finire perché Giovinazzone io sta già su testa questa alla serie è testa fatta di di tutti i merda. piloti. Forte, Fanno entrare le intelligente, macchine per bravo. superare in Ci buio sono dove tre non piloti ci possono d'accordo. entrare. Io Luca e boh. Bibi, tu chi sceglieresti? Ora quanti Tutti i piloti siamo? hanno fatto un buon Piloti. lavoro.
Guarda lì, Serafim, guarda che botta si è fatta lì. È andata così, è inutile che mi ci incazzi, tanto ci posso fare nulla, lì. Oi, oi. Via, andiamo al prossimo weekend. Bonus sponsor, ogni tanto anche se sei bellino viene fuori. No, è Monte Carlo, bimbi. No. No, 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 no. No, Monte Carlo ora no, io c'ho da fare punti per cercare di recuperare. Questa gara penso l'ho messa alla porta a termine. Porca miseria o porca puttana, decidete voi. Comunque, sì, sono stato detto, sbagliato. Via, andiamo alle qualifiche. Allora, ci siamo alle qualifiche, va, tanto prova, devo saltarla. Eccoci qua, la sessione di qualifiche, ascoltiamo la segreteria. Ciao, come stai? Questi sono gli obiettivi per le prossime qualifiche. Ok, tredicesimo. Andiamo. Anche se mi sentite un po' giù, è perché purtroppo quando gioco io mi faccio prendere troppo dal gioco stesso. E quando sto già in questo SV, veloce non fanno girare le palle. Perché sei lì che magari ti ci impegni per pam, per colpa del computer, neanche per di farmi, perché comunque è il gioco che ha fatto sì, Eccoci devi finire arrivati la in uno gara dei in circuiti questo più modo qui. complicati. Se permettete mi fa girare coglione, anche se è solamente un gioco. Comunque, allora. Assetto, no, voglio mettere due. Due, vai, buono. Ok, le gomme, ci sarà l'ultramorbide e le viola, perfetto. In possessione, guardiamo due tempi. Ok, via, usciamo, guardiamo un po' come andrà. Monte Carlo viene bene, per me, di che è impossibile è di poco. Iniziamo il giro, c'è cioè Button davanti, non mi dà una sega sicurezza, finisce tutto. Già ho preso la botta, bimbi. Dai, de. Come non mi riesce, come non mi riesce Monte Carlo, come non mi riesce. No, fatemi rientrare al garage. Vediamo un po' se si può fare qualcosa, se rientro e posso riuscire, perché c'ho la rotta, ne. Speriamo si possa fare, eh. Tempo di riparazione. Muoviti, muoviti. Ci si fa? Forse sì. Boh, prova a riuscire, vediamo un po'. Dai, ti prego sì, eh. Dai, almeno un giro fa, me lo fa. Caro gioco. Dai, proviamo a fare un giro. Sì, forse ci si fa. No, dai, ma la va a fa' culo! Ma cos'è? Maledetta la miseria, di. No, boh, io devo spengere la PlayStation, non ci devo giocare. Non è proprio la giornata giusta per giocare a Formula 1. Perché non me ne va bene una. Non me ne va bene una. Io boh, ma dimmi te che botta t'ho preso. Fa rota, pa, si stacca così, vabbè. Ritiriamoci, partiamo ultimi. Bene, dai. Inizia bene questo Visto Gran sono Premio di Monte terminato. Carlo. Sì, fatemi anche le foto. Dove ve le dovete ficcare quelle foto a me lì? Eccoci qua, sessione gara, ascoltiamo Ciao, l'obiettivo. oggi L'obiettivo deve sono essere il soddisfatto di 22esimo essere posto, deve riuscito nella essere. gara. 16esimo, meno male, guarda, già qualcosa. Ma non, io ve lo dico, 99 su 100 non ce la fa a finire la gara, perché prendo una botta, succede qualcos'altro, che io mi devo ritirare, eh. 99 su 100 è così. Vediamo un po'. Siamo quasi in Non partenza ascensore, ed ecco. già qualcosa. Eccoci qua, via, strategia di gara, tante inutili perché focca. Via, iniziamo la gara. Perché c'è questa visuale lì? Cambia, vai. Ok. Via, vediamo un po'. 21esimi. Vai così. 16esimo, buono. Ma contento di arrivare così. Vai Perez, non, vai per favore. Che palle, de. Ma io ho successo qualcosa dietro. Non so se sono stato io, boh. Vai, bordaci. Due sorpassi, superatemi, vai. Va bene, ho capito, l'ho ridata, l'ho ridata. Non ti via primo giro safety car. Vedi che hanno fatto una bella botta loro dietro,
Vai, che cazzo di via, vai dalla rotta. Dio madonna di. Ma quanto dura questa safety car di. Oh, via. Buono, dai. Così la nostra gara finisce prima perché si prende la legnata subito. Via, dobbiamo entrare in box. Entriamo. Ora ci metto ancora più tempo del previsto perché sono a cambiare Milano. Che tra l'altro è ancora più distrutta perché ho preso ancora più botte. Ovviamente ve l'ho fatto vedere per evitare di fare ancora più figure di merda perché già non sono guidati mio, fa Monte Carlo poi. Insomma, è così. Vai, superami. Ma porca miseria, che cazzo è successo? Che cazzo è successo? No, mi si è staccata la roba. No, boh. Ma non ci devo più, si è rotto il leone. Ma guarda lì, boh. Non mi fai vedere dove si è rotta. Sono curioso. Se ne cazzo, si vede, vedi, sempre. Ah, eccolo lì. A me mi scende a ridere. Cioè, non so se ride o piange, boh. Va bene, comunque, dai, è stato un bel video. Due gran premi emozionanti, due gran premi tirati sino all'ultimo. Peccato alla fine siamo arrivati sempre secondi. È andata così. Ma vaffanculo. Ecco i Gioco vincitori che del salgono sul cazzo. podio alla Non fine di un Gran vale Premio anche e ora cosa, diamo quel un'occhiata cretino. alla Ora quanto classifica sono? Vettel. Ultimo. Sebastian No, sempre Vettel quarto. conquista la Solamente vettura 30 punti dal classifica primo che migliore Vettel. forte Va di un bene così. risultato straordinario. Va Vorrei bene. farti una domanda, Luca. Allora, abbandoniamo subito Monte Carlo, arriviamo il prossimo weekend alla conclusione. Mi devo calmare un po', ok, è andato così il video, non c'è da incazzarsi perché mai non ci si può fare niente. Alla fine, di per sé, potremmo andare peggio per quanto riguarda i punti di stacco da qui davanti a noi, nonostante tutto, siamo sempre quarti. Ok, il prossimo è Canada. Canada in teoria, mi dovrebbe riuscire di più rispetto a questi due, a questi ultimi due. Vedremo un po'. Evento RS. Lavoro con le migliorie procede a gran ritmo, ma credo che dovremmo. Sì, mi dovete dare punti risorse però, non ti incazzo così. Se non ce l'ho cosa devo fare? Allora, eccoci qui, fatemi vedere la Sina perché mi ho messo il dubbio. Ok, siamo sempre settimi a livello di team, sì. Allora, purtroppo, facendo un resoconto generale, la situazione adesso è così, la faccio vedere, un'altra volta. E i due gran premi sono andati così, purtroppo per noi. Però alla fine, meno male, siamo comunque sempre lì. Non è che ora la situazione è irrimediabile. Sì, è più complicata rispetto a prima. Però alla fine sono, tra virgolette, solo 30 punti. Se dovessimo riuscire a tornare ai ritmi dei video precedenti, sicuramente possiamo risalire. In maniera forse anche abbastanza veloce. Però tutto dipende da come andranno i prossimi Gran Premi, a partire già dal prossimo, questo video di Montreal in Canada. Questo video è inutile dire che è stato un disastro, perché cioè, è stato veramente, clamorosamente un disastro. Però è andata così, indietro non ci si può tornare e quindi bisogna pupparci questa situazione. Detto questo, io arrivo alle conclusioni. Come ho già detto prima, spero che già dal prossimo Gran Premio la situazione possa migliorare, possiamo tornare magari a vincere, lo dico sinceramente, o perlomeno arrivare nelle prime posizioni per cercare di riconquistare qualche punto e niente, bisogna sperare di far così e bisogna cercare di far così. Quindi adesso arrivo alle vere e proprie conclusioni. Come sempre, in primis vi ringrazio per la visualizzazione e poi vi ricordo di mettere barra fare se volete queste tre cose, ovvero mettete un bel mi piace al video, condividetelo, ma soprattutto iscrivetevi al canale, così vabbè potete venire aggiornati su tutti questi video qua, di queste serie qua, ma non solo. Detto questo, niente, speriamo davvero che già dal prossimo Gran Premio la situazione possa sicuramente migliorare. Via, vi saluto, ci vediamo al prossimo video. Ciao!